Grazie per l'introduzione. Um, pensando appunto a, a questo intervento non, non volevo dare un taglio diciamo, troppo finanziario, solitamente tengo, uh, faccio questi interventi a persone che lavorano in finanza, che, che quindi conoscono molto bene i meccanismi della finanza, quindi ho, ho pensato di adeguare un po' uh, il taglio della presentazione a, a voi e, e siccome ho l'onore e veramente l'onore di essere il primo relatore mi sono anche permesso di partire un po' più da lontano con le prime slide per poi arrivare pian piano a quello che è il tema della Corporate Social Responsibility ESG che è appunto la sigla eh, di cui parleremo eh, tra un attimo. Ehm, questo appunto sono io, sono già stato presentato quindi effettivamente da otto anni ormai mh, mi occupo di, di finanza sostenibile per questa associazione che ha sede a Zurigo e uh, vedendo Jenny che è la grande esperta dei bilanci di sostenibilità, io ho provato a fare il primo nel 2006 di Banca Stato, e eh, quindi eh, è da un po' diciamo, che mi occupo di queste, di queste tematiche. E in realtà le prime cose che vi faccio vedere, lo accennavo prima a lei con Francesco, eh, sono addirittura andato a riprendere da quella che era stata la mia tesi di laurea fine anni 90, dove appunto già mi interrogavo un po' sul senso o l'insensatezza dell'economia, come si stava sviluppando. Mi ha colpito il titolo. Mi spiace devo. C'è modo di vedere questo. Ecco, così magari guardo anche voi e vedo anche le slide. Ecco, c'era una volta la sostenibilità, eh, eh, è un titolo che mi ha stuzzicato, insomma, anche un po' una provocazione, perché, come ha detto bene il professor Nosetti, oggi si parla tantissimo di sostenibilità, qui non so se l'allusione era dire cioè già è talmente stato un discorso di moda che quasi l'abbiamo superato e lo stiamo dimenticando eh, oppure appunto in realtà non lo stiamo ancora integrando abbastanza immagino che questo sarà un po' il tema che verrà dibattuto spesso quindi c'era la sostenibilità c'è ancora, c'è veramente è superficiale eh, quello che a me colpisce è che c'è sicuramente ancora il mito del prodotto interno lordo eh, vi dicevo che parto un attimo da lontano però Uh, l'idea uh, della crescita economica come unico vero obiettivo, principale obiettivo di tutta l'attività economica, crescere. Uh, il prodotto interno loro deve crescere, è la preoccupazione principale di quasi tutti i politici se parlano di economia, come se fosse abbastanza, se cresce l'economia automaticamente uh, stiamo tutti meglio, aumenta il benessere, siamo tutti più felici e abbiamo risolto gran parte dei problemi della società. Eh, evidentemente mh, sappiamo tutti che, che probabilmente non è, non è così. Colpisce poi qui vedere questo articolo del 15 marzo, il Credit Suisse, no? eh, tema molto attuale, parleremo di SG, sapete forse già che la sta per buon governo d'impresa e sapete probabilmente anche che al Credit Suisse non c'è stata. E quindi ecco, fa, fa un po' specie vedere che proprio il Credit Suisse, questo è un caso, ho ricercato su Google la prima cosa che mi è uscita è questa. Quindi la preoccupazione di far crescere il PIL come... come sì, non si può quasi mettere in dubbio no? que questa, questo assioma, questa idea che se il PIL cresce automaticamente aumenta il benessere, automaticamente stiamo tutti meglio, siamo tutti più felici. In realtà eh, sap sapete, questo forse l'avete anche già visto in qualche corso che avete fatto, è da un po' di tempo che ci sono persone che nutrono dei dubbi, e uh, in certi casi sono dei, anche dei, dei, dei grandi e importanti economisti, pensando al Club of Rome, che nel 72 già pubblicava uh, questo, questo libro no, sui limiti della crescita. Quindi metteva in dubbio uh, il fatto che si possa crescere uh, all'infinito. Eh, o che questo sia comunque la via giusta, perché poi ci sono degli effetti magari anche negativi su questa crescita economica ad ogni costo. Nell'87 la signora Brundland e la sua commissione ha definito quello che è oggi il concetto di sostenibilità nella Commissione Mondiale per, per lo Sviluppo e per l'Economia, poi nel 92 c'è stato il primo grande summit di tutti i capi di Stato, nel 92 è per la prima volta... Uh, se così possiamo dire la politica, sapete, dell'accordo di Parigi, che è un po' l'ultimo step. E il primo, per certi versi, è stato questo, questo meeting a Rio nel 92. Queste sono cose che solitamente si ritrovano sempre quando si fa un, un corso su questi temi. Eh, a me, però piace tantissimo eh, ricordare eh, che c'è stata un'altra persona che già qualche anno prima, ancora del, del 72 che era il primo che vi dicevo, il Club of Rome, aveva detto una cosa bellissima che, che dopo vi leggerò, anche se è un po' lungo, ma secondo me vale la pena, è perché penso pochi lo conoscono. C'è qualcuno che, che lo riconosce? C'è anche una sigla che potrebbe aiutarvi? Sì, non vado avanti fino a che qualcuno non mi dice che <ride> sì. bravissimo. Il più famoso... Allora, il JFK probabilmente lo conoscete tutti, che è il fratello, e questo è appunto uh, l'altro della famiglia Kennedy, Bob o Robert Fitzgerald Kennedy, che, uh, che purtroppo si era candidato dopo, dopo il fratello, purtroppo anche lui uh, è stato assassinato. E, e lui appunto diceva nel 68 una cosa uh, che a me ogni volta che lo leggo... Uh, mi colpisce, adesso devo per forza girarmi se no non riesco a leggerlo, però penso che vale la pena. Con troppa insistenza e troppo a lungo sembra che abbiamo rinunciato all'eccellenza personale e ai valori della comunità in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro prodotto interno lordo ha superato 800 miliardi di dollari l'anno, ma quel PIL, se giudichiamo gli Stati Uniti in base ad esso, Comprende anche l'inquinamento dell'aria, la pubblicità per le sigarette e le ambulanze per sgomberare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il fucile di Whitman e il coltello di Spec e i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si, si ricostruiscono i bassi fondi popolari. Comprende le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Il PIL non tiene conto invece della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei... Valori familiari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la nostra devozione al paese o la devozione al nostro paese. Misura tutto in poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. 18 marzo 68, e tra l'altro lo diceva proprio degli studenti eh, universitari: se non erro, è morto, è stato assassinato pochi mesi dopo. E, forse se hai capito, mi emoziono sempre. Quando... <ride> Perché, um, se pensiamo come poteva cambiare il mondo, forse magari è diventato lui il presidente degli Stati Uniti, forse saremmo qui a raccontare tutta un'altra storia, e uh, invece è andato diversamente. Se pensiamo che poi siamo arrivati addirittura a Trump, siamo andati proprio in una direzione diversa. <ride> Però ecco, e, 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 aveva già detto tutto fondamentalmente, mm, potrei quasi fermarmi qua se non dovesse ancora spiegarvi appunto come si arriva poi alla CSA, alla SG. però ecco, um, magari li, um, avrete poi le slide, io ogni tanto quando lo riguardo dico qui c'è veramente tutto, uh, non soltanto uh, che il PIL appunto misura delle cose um, negative in fondo, se noi... Uh, se se c'è adesso per dire, no? dopo, dopo la guerra in Ucraina che speriamo che duri poco, bisognerà ricostruire il PIL aumenterà. Si fanno anche le guerre no? per aumentare il PIL, per aumentare la produzione di armi. Quindi, uh, evidentemente, questo indicatore da un lato ingloba delle cose che non sono positive e dall'altro ignora poi uh, le esternalità negative. No? Tutto quello che ha un impatto negativo. Quindi, se comunque il PIL il punto è che il PIL neanche, e questo era stato un po' il, il tema della mia tesi vent'anni fa: il PIL neanche eh, misura in realtà tanto bene il benessere economico. Perché voi poteste dire, va bene, capisco che c'è eh, la salute, ci sono tanti altri elementi, però almeno questo è un elemento, l'economia in fondo si occupa di, di economia. Purtroppo il PIL non misura neanche tanto bene quello, no? E allora eh, partiamo magari dalla destra. Eh, il PIL non misura. Tutto quello che non, non viene in qualche modo scambiato nel mercato, per cui non c'è un prezzo, non c'è un'attività, un, 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 una, un diciamo, contabile, tutto quello non rientra nel PIL, no? tutto rimane, rimane nascosto. C'è cioè, l'esempio clamoroso, va bene, il lavoro nero, che di per sé è negativo, però in realtà è produzione. Non per forza deve essere attività criminale, magari è uh, il giardiniere che ti taglia il prato, e non, insomma tante cose che si fanno e non tutto... Anche quello comunque è produzione, se rimaniamo sul tema la produzione non viene misurata completamente, manca tutto quello che è lavoro nero, manca tutto quello che è volontariato, tutto quello appunto per cui non c'è eh, uno che paga un altro e rimane un'attestazione contabile, quindi manca tutto, tutto questo, che, che per fortuna invece ce n'è molto. L'esempio della mamma eh, che accudisce il proprio figlio, se la mamma smette di lavorare o il papà per accudire il figlio, eh, il PIL si riduce e non, non risulta che, che, che la mamma sta facendo questo lavoro. Se invece va a un asilo nido o si paga qualcuno per farlo, allora risulta nel PIL che qualcuno ha accudito il bambino. Quindi vedete l'assurdità che in realtà il PIL non misura tutto quello che viene prodotto, ma solo quello che viene prodotto e anche contabilizzato. E poi chiaramente non tiene conto delle esternalità negative, dell'inquinamento del, della terra. O addirittura se inquiniamo e poi cerchiamo di risolvere, continuiamo sempre ad aumentare il PIL, ma in realtà solo per, per risolvere i problemi che abbiamo causato. E poi ecco le esternalità negative: la gente che poi va in crisi, si ammala, lavora troppo, burnout. E sul lato sinistro, invece, il PIL non ci dice evidentemente anche niente ancora sulla distribuzione di questo benessere che già abbiamo misurato male. E poi non ci dice nulla, appunto, della distribuzione. Questa immagine del bicchiere di, sì, di champagne, che di per sé è una cosa bella <ride> o piacevole, ci fa vedere come il 20% della popolazione mondiale possiede più dell'80% della ricchezza e l'altro 20% ha l'1% della ricchezza. O se sommate il, il blu, il verde e il giallo, il 60% della popolazione mondiale ha circa il 5% della ricchezza. Quindi, il PIL misura male il benessere, non ci dice niente sulla distribuzione, eppure sembra essere l'unico tema che interessa i politici quando parlano di economia, il PIL deve crescere automaticamente risolviamo i problemi. Qualcuno ha cercato poi di, di fare delle misurazioni diverse, mh, non abbiamo ancora trovato una soluzione definitiva. Tra l'altro non sapevo, ma preparando le slide mh, ho scoperto che il 20 marzo è proprio stata la giornata mondiale della felicità. Non so se il 20 marzo eravate particolarmente felici rispetto agli altri giorni, lo spero per voi. <ride> eh, se ogni giorno è il 20 marzo, ricordatevi il 20 marzo di essere felici. <ride> State pensando se siete felici, potete scriverlo nel, su, su, su WhatsApp, sul gruppo. Qualcuno sta cercando di misurare la felicità interna lorda, dove il benessere economico chiaramente ha un ruolo. È abbastanza evidente che se uno non ha da mangiare e da bere, difficilmente sarà strafelice, però è solo un elemento e, e molti studi dimostrano che comunque ha raggiunto una certa soglia di, di benessere. Uh, il, il, il benessere aggiuntivo in realtà non ti dà poi una grande felicità in più, anzi, può addirittura diventare negativo. No? Un po' la curva di Gauss diventa magari addirittura negativa, uh, perché aumentano le responsabilità, aumenta la paura di perdere quello che hai creato. E quindi um, c'è anche il World Happiness Index, che ogni anno misura la, la felicità, e lì si trova appunto che magari paesi come gli Stati Uniti sono molto indietro rispetto al Costa Rica, che uh, invece, se andessimo a vedere i PIL, sarebbe esattamente il contrario. Questa era un po' diciamo, la parte introduttiva che mi sono permesso di fare per poi arrivare al vero tema. Allora le aziende in tutto questo eh, cosa c'entrano? Evidentemente le aziende eh, producono, quindi partecipano alla creazione del PIL, fanno crescere il PIL, si preoccupano di fare profitti, profitti ben inteso che servono anche per investire per continuare a crescere. Sempre difficile poi dire chi ha inventato quale termine, però parrebbe che nel 94 questo imprenditore economista britannico abbia per primo coniato il concetto della triple bottom line. Eh, quindi se vogliamo un po' questa idea di, di avere una, una triplice rendicontazione, analizzare l'azienda dal punto di vista, ok alla fine dell'anno qual è il tuo profitto economico, qual è il tuo profitto sociale, qual è il tuo profitto ambientale. E penso sempre che se questo si riuscisse a tramutarlo nelle società quotate in borsa e quindi l'azione dipendesse anche da questo, eh, tante cose probabilmente cambierebbero. Quindi la concezione che, eh, che un'impresa debba essere misurata appunto in base a questi tre, eh, tre obiettivi. E qui se vogliamo nasce un po' il concetto della responsabilità sociale d'impresa. Le tre P, people, planet e profit, e se noi uh, le, le ingobliamo tutte e tre nella nostra azienda, eh, allora siamo appunto nell'area della sostenibilità. Bisogna anche dire che in realtà molte aziende da sempre lo fanno, tante aziende, soprattutto anche le, le piccole dove c'è un'azienda di famiglia, eh, sono molto radicate nel territorio, c'è una grossa responsabilità. Sentono Adosso spesso questi imprenditori hanno una grande responsabilità sociale per i propri dipendenti, eh, sono integrati nel territorio, quindi l'aspetto dell'ambiente dell ecologico eh, comunque ci tengono perché dove producono vivono, quindi hanno alcun interesse a, a far sì di, insomma, che ci sia un buon rapporto tra, tra l'azienda e il territorio. Evidentemente il profitto è sempre un elemento che deve restare, perché in un'azienda eh, che non fa profitti. Eh, difficilmente poi sarà sostenibile dal punto di vista ecologico e quindi eh, chiaramente se le aziende che poi non fanno profitti se a un certo punto falliscono eh, abbiamo un problema con la P di People eh, perdiamo posti di lavoro quindi la sfida è un po' trovare il sano equilibrio tra questi tre elementi e a volte addirittura in realtà i tre obiettivi sono un po' in contraddizione evidentemente se io appunto massimizzo il profitto andrà a scapito di People o Planet e anche tra people e plana ci possono essere evidentemente dei conflitti. Eh, in aziende che magari oggi come oggi sono molto inquinanti, sarebbe facile dire va bene, smettete e tutti a casa, i 20.000 dipendenti, avremmo creato un altro problema. Quindi, il tema è sempre che dobbiamo cercare di promuovere una transizione eh, perché i, i, questo problema che abbiamo creato in tanti anni, perché nessuno ha preso sul serio Pop Kennedy, eh, non, non lo riusciremo purtroppo a risolvere adesso in, in pochissimi anni. Quindi, eh, perché alla fine è di, di ESG che mi è stato chiesto di parlare, ci sto arrivando, spero di non aver già spinto il tempo. no? Eh, quindi, se la corporate social responsibility è, una, è, un, è un business model, se vogliamo l'orientamento dell'azienda che si presuppone appunto di avere questi tre obiettivi, si preoccupa del suo impatto con tutti, eh, tutte le parti interessate, penso il concetto di stakeholder l'avete già, già sentito. Eh, io mi ricordo quando appunto ero all'università c'era un po' una diatriba, c'era comunque ancora un professore che diceva: No, l'unica cosa è lo shareholder, tutto il resto è fuffa e ho, Oggi penso che nessuno insegni più in questo modo all'università, però magari c'è ancora, eh, anche perché ci arriveremo dopo, anche con la tavola rotonda alla fine. In realtà la gestione di tutti gli stakeholder ha poi un impatto positivo su tutti, anche su, sugli azionisti, che sono gli shareholder. Non so se vi sono chiari i termini in inglese. Quindi, come si arriva da questo poi all'SG? Um, L'SG è stata un'invenzione del mondo della finanza e qui devo citare per la seconda volta, è un caso incredibile, il Credit Suisse, perché eh, pare che sia il capo della sostenibilità del Credit Suisse che ha coniato il termine della dei DSG nel 2004. Anche qui magari ci saranno altri che dicono io l'ho inventato nel 2003, però è curioso che, eh, che proprio il cre dal Credit Suisse è venuta fuori questa idea. Pensando a quello che è successo negli ultimi giorni a questa banca. Eh, e perché è stato cre creato o coniato questo concetto? Ma per permettere agli investitori finanziari, in particolare ai grandi investitori tipo i fondi pensione, di appunto capire quali sono le aziende appunto, che stanno eh, inglobando questo concetto della corporate social responsibility e, e come lo fanno per cercare in qualche modo di misurare eh, l'aspetto E, S e G di un'azienda e poi utilizzare questa informazione nell'ambito degli investimenti finanziari. La E, la S e la G, immagino appunto avete già sentito parlare di questa sigla, la E sta, sta per ambiente, environment, la S per social e la G per, per governance. Un po' più concretamente, ma penso che l'aspetto ambientale è, è forse quello che si capisce anche abbastanza velocemente, cioè quello che è appunto l'impatto sull'efficienza energetica, l'impatto sull'ambiente, eh, appunto il sistema di gestione ambientale, cercare di essere efficienti, di riciclare, eh, l'impatto sulla biodiversità, un eh, tema sempre più attuale purtroppo l'efficienza idrica, eh, è il grande tema insomma del cambiamento climatico e come le aziende in qualche modo cercano di o di non impattare ancora più negativamente su questo problema o, o addirittura cercare di contribuire a risolverlo. La S di social probabilmente è anche abbastanza chiara, quindi cosa sono uh, i rapporti con, uh, con tutti i, anche i collaboratori, i, i fornitori, il rispetto dei diritti umani, qui bisogna considerare che certe cose che per noi in Svizzera sono scontate, al di fuori della Svizzera non lo sono, quindi magari un'azienda svizzera, un svizzera si deve preoccupare dei propri fornitori in certi paesi in giro per il mondo se lì i diritti umani sono rispettati come la salute la sicurezza sul posto di lavoro e poi chiaramente il tema gender delle pari opportunità eh, questi sono il lavoro minorile di nuovo non un tema per noi ma per tanti eh, fornitori magari di servizi o di prodotti per le aziende svizzere e poi c'è la governance appunto la, 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 la G eh, che come è stato appena dimostrato negli ultimi giorni, eh, non sempre funziona anche nelle più grosse aziende, quelle in teoria super controllate da tutti. Eh, C'è l'etica aziendale, l'indipendenza del consiglio di amministrazione, eh, i compensi dei dirigenti. Il, il grande problema qui sono appunto, è, è, è il sistema, eh, se vogliamo, anche dei bonus, no? il fatto di essere comunque sempre. Uh, incitati a prendersi magari più rischi di quanto sia lecito perché poi comunque se fai tanti guadagni ricevi il bonus se l'azienda fallisce ricevi il bonus comunque abbiamo visto quindi chi, chi è che uh, c'è un, un disequilibrio quindi ecco l'aspetto del, del, del buon governo d'impresa è molto, molto importante ed è quello che magari uh, di primo acchito a cui si pensa meno rispetto all'aspetto sociale e ambientale Cosa fanno poi quindi gli investitori finanziari una volta che... Beh, intanto bisogna sapere che in particolare in Sviz la Svizzera è pioniera in questo ambito. Già negli anni 90 sono nate le prime agenzie che si sono preoccupate appunto di fare queste analisi SG, di fare dei, dei rating, quindi di classificare le aziende eh, e dire appunto sono leader nell'ambito della sostenibilità, sono in media o sono invece in ritardo. Eh, e poi chiaramente se si va un po' più a fondo si va a vedere se sono leader in medio o in ritardo sul, sulla E, sulla S o sulla G. Poi si fa una sintesi e si riceve un dato su quella che se vogliamo è la, la, la sostenibilità di questa azienda, la sostenibilità in termini appunto, ambientali, sociali e di governance. Quindi delle società specializzate fanno queste analisi, si spera che siano indipendenti. E, e poi gli investitori eh, possono utilizzare questo dato per scegliere, ok, adesso investo piuttosto in uh, azienda A o nell'azienda B. Allora, se uh, ESG è il modo come si misura uh, la sostenibilità di un'azienda, gli elementi sono ESG, abbiamo visto un po' brevemente forse cosa è che... Eh, fa parte della E, della S e della G. Abbiamo un rating beh, relativamente semplice, puoi dire se questa azienda è sostenibile oppure no. E allora facciamo un test: Tesla è secondo voi un'azienda sostenibile? Chi. allora pensateci, qualche secondo e poi vi chiederò di alzare la mano. Chi. Avete le tre possibilità, è un'azienda leader nella sostenibilità, è un'azienda in media o è un'azienda invece in ritardo sulla sostenibilità? Chi ritiene che Tesla sia un'azienda leader? Alzi la mano. Ma vi dico già che questa è la risposta giusta, vediamo se alzano tutti la mano. No, no, ok. Pochi no, 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 era una battuta. Allora, po pochi pensano che sia azienda leader, quanti pensano che sia nella media? Ah, nessuno si vuole esporre troppo. Chi pensa invece che sia indietro? Ok, quindi la maggior parte pensa che sia un po' così, nella media. Devo dire che mi aspettavo un po' più gente sul su sì, perché comunque auto elettrica l'auto elettrica non inquina cioè cosa ci può essere di meglio voi siete già non troppo sbilanciati sul primo elemento però ecco volevo riporvi la domanda qui vedendo qual è l'ultima no? auto elettrica questa specie di carro armato che pesa mi sembra 3 tonnellate e mezzo che deve sfrecciare più veloce di una formula 1 e dove ti chiedi poi vabbè è stato anche carino e quando l'antestata si è anche subito rotta in, in, in conferenza stampa. Eh, ecco guardando questo magari uno dice bah sì, boh, fanno veramente auto elettriche perché vogliono essere sostenibili. E poi c'è ancora il re maschio, l'imperatore, quello che eh, fa un po' quello che, che gli pare senza chiedere niente a nessuno perché credo che sia adesso l'uomo più ricco del mondo. O, se non il primo, sarà il secondo. E sapete forse che ha anche acquistato Twitter, e lì non è Tesla, però è curioso che in un articolo su, su Twitter eh, i giornalisti avevano messo la foto di, comunque di Tesla, perché è sempre lui. Eh, Tesla, praticamente, eh, non Tesla, scusate, sì, Musk da quando ha rilevato Twitter eh, ha licenziato 5.000 su 7.000 persone. E quindi questo per, per, per farvi pensare a cosa? Beh, se magari sulla prima immagine possiamo dire che sulla E di, di ambiente forse l'auto elettrica effettivamente è qualcosa di positivo, eh, beh, sul lato sociale forse hanno qualche, o Mask diciamo forse non è uno particolarmente sensibile all'impatto sociale, e poi c'è ancora la, la G di governance. Cosa ne pensate di governance? nel caso di, quest della, di, di, di Tesla e di questo personaggio. Tanto non è qui che ascolta, penso, o, o si è collegato. No? Avete capito un po' cos'è una buona governance? Cioè, pensa, cioè, è un discorso un po' di un buon equilibrio, no? che, che, che pensa a, 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 ups, alla sopravvivenza a lungo termine dell'azienda, un'evoluzione eh, costante. Se qui abbiamo un padre padrone che fa quel cavolo che vuole, evidentemente c'è un, un enorme rischio. Lui si sveglia un giorno con... che gli girano e magari è... Cioè, cioè non, è, non è un buon governo d'impresa ave... che, che tutto sia in mano a un'unica persona. Però ecco, io vi ho chiesto: eh, è sostenibile o non è sostenibile, cioè sono, è un'azienda che è avanti e nella media è indietro. Nel 2022 una società italiana aveva messo Tesla al primo posto, l'azienda più sostenibile al mondo. Nello stesso anno, eh, questo, um, Tesla è, è uscito dal principale indice finanziario di sostenibilità, perché hanno detto non è un'azienda sostenibile. E giustamente poi. Uh, tanti hanno detto: questo è l'articolo che forse non vedete bene: beh, adesso non ci capiamo più niente. Allora, adesso o è sostenibile o non è so sostenibile, diventa anche difficile per gli investitori, ad esempio, capire uh, cosa fare. Questa è un po' la difficoltà con cui ci troviamo oggi. Uh, il motivo per cui appunto Tesla è uscito da questo indice importante della borsa americana è per la G. Perché appunto dicono che non c'è una buona governance. Quindi magari prende su, sulla E da 0 a 100, magari ha preso 90, sulla, sulla parte social, non lo so, 70, inventiamo. Però, su, sulla parte governance, magari gli hanno dato 10 o 0, quindi nella media sono usciti. E, e questo, poi, chiaramente, ha degli impatti: perché senza entrare troppo nei dettagli, ma grossi investitori che poi replicano questi indici se non ritrovano più dentro questa azienda, non investono più in questa azienda, il titolo dell'azienda scende e Musk potrebbe rischiare di scendere al terzo o quarto posto come uomo più ricco del mondo e questo evidentemente sarebbe per lui un problema. <ride> Quindi, vedete, ehm, il meccanismo è relativamente semplice, applicarlo poi no, bisogna eh, poi avere le informazioni su queste aziende e capire fino in fondo se un'azienda è sostenibile oppure no, e purtroppo ritorniamo sull'esempio sull magari del Credit Suisse, pur essendo un'azienda molto controllata, eh, alla fine evidentemente eh, non, qualcosa non era stato visto. Credo di essere arrivato verso la fine e non voglio bruciare il, il tema della, poi della chiacchierata finale. Quanto manca? Sono in on time, ok? Eh, perché le aziende dovrebbero puntare sulla sostenibilità? Eh, introduco solo diciamo, il punto di vista degli investimenti finanziari. Beh, da un lato forse penso si può ormai dire perché, perché no, non c'è alternativa, non si può pensare oggi nel 2023 di gestire un'azienda senza preoccuparsi del proprio impatto eh, ambientale e eh, è quello che è l'impatto sociale però rimane sempre grande punto di domanda sui profitti. Eh, secondo voi le aziende che si preoccupano del pianeta e delle persone fanno profitti maggiori, inferiori o uguali? Facciamo un nuovo test. Chi pensa che le aziende sostenibili fanno profitti maggiori rispetto alla media? Le aziende sostenibili che si preoccupano dell'impatto ambientale e si preoccupano delle persone dell'aspetto sociale fanno profitti maggiori, uguali o inferiori alle aziende non sensibili. Allora, avevo già chiesto, ma li chiedo perché alcuni non avevano capito la domanda. Chi ritiene che fanno profitti maggiori? Chi pensa nella media? Chi pensa inferiori? Ah, questo, ecco, questo è quello che non mi quello che aspettavo. Ecco, perfetto. E lo pensano quasi tutti. Anche se ci sono oltre 2000 studi accademici nel mondo che hanno dimostrato più volte esattamente il contrario, che in realtà le aziende sostenibili fanno profitti maggiori. Però c'è una variabile molto importante che bisogna capire, che è... Ah, il puntatore non va forse? Ma quello lì in mezzo. Long term, short term, cioè a breve o lungo termine. Evidentemente se voi volete massimizzare l'utile sul breve termine... Eh, la sostenibilità non, non vi aiuta. Porto sempre l'esempio del, so, del ristorante. Uh, un, un, un ristorante che vuole massimizzare l'utile sul breve, uh, arrivate lì con il vostro gruppo di amici, vi fa mangiare da schifo, prodotti scarsi, servizio scarsissimo, vi fa pagare un fracaccio di soldi, massimizzato l'utile, vi ha servito qualcosa che valeva 10 e va chiesto 100 franchi. Però sul lungo termine cosa succede? Voi sicuramente non ci tornate più, sicuramente lo dite ai vostri amici e poi la prima cosa che fate lo mettete su Facebook, su, su tutti i social possibili e probabilmente questo ristorante dopo qualche settimana o mese fallirà perché eh, sul lungo termine eh, paga invece al contrario eh, un, un sano rapporto con, con i clienti in questo caso, anche con i competitor, con i collaboratori, diventa virtuoso. Però la discriminante è un po' il breve e lungo termine. Adesso il grafico si poteva anche aggiornare, questo è ancora il grafico di Volkswagen quando ha avuto il problema con il Dieselgate. Quindi, ecco, essere investiti in quell'azienda, eh, o appunto purtroppo il Credit Suisse ultimamente, eh, dimostra chiaramente quanti soldi si perdono a essere investiti in aziende non sostenibili, e poi, appunto, ci sono tanti studi che dimostrano come eh, appunto sul lungo termine in realtà le aziende sostenibili eh, sono più profittevoli rispetto alle aziende non sostenibili quindi ecco concludendo gli investitori finanziari avendo a disposizione delle analisi SG se vedono che un'azienda da questo punto di vista eh, è in alto nel rating eh, tenderanno a investire in quell'azienda perché però vi devo dire la verità così come voi eravate convinti insomma che le aziende sostenibili guadagnano di meno uh, è così purtroppo ancora anche nella testa del 90% delle persone che lavorano in banca e in finanza quindi io passo le mie giornate uh, uno a uno a cercare di fargli capire che non è così <ride> ma ci vorrà un po' di tempo però se, se capite il meccanismo, non so, l'esempio del ristorante vedete che in realtà non è, non è, è abbastanza evidente che appunto sul lungo termine hanno successo solo le aziende che hanno un buon rapporto con tutti gli stakeholder e si preoccupano del proprio impatto sociale e ambientale. E con questo, se sono nei tempi, ho riconcluso. O ci sono, sono domande, prego. Allora, sì, in realtà sono arrivate alcune domande, ah, eh, magari ve le proponiamo, poi se qualcuno però. Tra gli studenti desidera porla eh, personalmente, lo faccia, ci farebbe anche piacere. Comunque, una domanda eh, era proprio relativa alla standardizzazione delle, dei rating ESG. Quindi, il problema è che ci sono in giro diverse agenzie. Che fanno queste che misurano, mm -hmm. e quindi la domanda è chiaramente: è quella. Ma come si può valutare in maniera obiettiva e chiara, chiara un'azienda quando questa potrebbe essere valutata diversamente da più agenzie? Quindi, quanto è lontana la standardizzazione delle di, 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 dei principi di, appunto sì. delle SG? Il PIL viene calcolato nello stesso modo ovunque le Esatto, il PIL lo calcoliamo tutti uguali, però abbiamo visto sì. che è calcolato malissimo, però almeno lo calcoliamo tutti male uguale. <ride> eh, però a parte questa tratta è la domanda molto anche tecnica, che solitamente arriva da, appunto, da chi lavora in abito finanziario, <ride> che ha questo problema quotidiano, perché devono poi effettivamente implementare questo concetto. Eh, allora, in devo dire che la standardizzazione capisco che, 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 che sarebbe il mondo ideale, forse no? Poter dire sì, Tesla è numero uno, no? Tesla è all'ultimo posto, o chissà dove. Io ho un po' paura in realtà della standardizzazione, anche se capisco l'esigenza. Perché eh, l'ultimo esempio che mi ricordo è quello della crisi subprime, dove tutti dicevano sì, sì, quei titoli sono tranquillissimi e poi sono falliti. E, io in realtà sono a favore di una visione, sono contento se ci sono punti di vista diversi, perché l'indipendenza secondo me ti porta appunto ad analizzare dati diversi. Com'è che si arriva appunto a valutazioni a volte completamente diverse? E intanto eh, ogni agenzia di rating un po' storicamente magari dà un peso diverso alla E, la S e la G. Forse conoscete Ethos in Svizzera che sono abbastanza famosi. Uh, per, per andare per esempio all'assemblea generale e criticare i consigli di amministrazione se, se è necessario chiaramente loro danno molto peso alla G quindi se andate a vedere il loro rating per il 40 o più per cento è composto dalla, dalla parte della governance un'altra società di rating magari invece se lo fa la WWF rating darà molto peso probabilmente alla E quindi questo è già un motivo per cui uh, ci sono punti di vista diversi e poi come viene fatta l'analisi c'è cioè una società svizzera molto importante che praticamente per, per parte dal leggere tutte le notizie, ormai lo fanno con degli algoritmi in automatico, che leggono l'intelligenza artificiale, tutte le notizie che riguardano un'azienda che sono uscite sul giornale locale, su Wall Street Journal, eccetera, e in base a questo estrapolano un'opinione un su quest'azienda. Altre invece vanno a intervistare ogni singola azienda... E poi lì dipende anche con chi parli, cosa ti dicono. Eh, e quindi, alla fine eh, si arriva a opinioni un po' diverse, a rating diversi. Però ribadisco secondo me. Io, io, io in realtà spero che non arriveremo mai, che avremo un, un rating univoco? Perché, perché non può esistere. Cioè, vorrebbe dire che, che non c'è più una vera indipendenza nel fare queste analisi. Grazie, Alberto. È arrivata un'altra domanda. Perché Tesla ha un valore di mercato così alto se non è sostenibile? In fin dei conti delle, delle, dei tre criteri della sostenibilità, anche chi investe probabilmente dà un'importanza maggiore ancora a quello dell'economia. Ho già risposto io, ma tu cosa rispondi? Sì, sì, beh, da un lato appunto non tutti gli investitori hanno un orizzonte temporale, appunto, che guardano a lungo termine. Ma molti investitori in realtà no, comprano e poi magari rivendono dopo settimane, mesi e Angelica poi ne sa so molto più di me di come funziona questo mondo e, e quindi magari la sostenibilità li interessa relativamente perché come dicevo tu hai un, un return sul medio e lungo termine. E, e poi è vero appunto, come dicevo prima, la stragrande maggioranza degli operatori finanziari non ci crede quando vado a dire guardate che comunque sul lungo termine... Eh, varrebbe la pena investire in queste aziende anche dal punto di vista economico. E cioè come se noi dicessimo, eh, banalizzo, ma fare del bene comportarsi bene comunque non paga, che va contro tutta la nostra educazione, tutta la nostra cultura. No? però Perché secondo me confondiamo appunto sul breve, sul breve dire una bugia no? può funzionare, sul lungo prima o poi la paghi. E, e purtroppo il mondo della finanza tendenzialmente non ragiona tanto sul lungo termine. Questa penso sia una motivazione. C'è qualcuno che desidera fare una domanda senza passare attraverso il canale QR code? Ok, ormai questa è la tecnologia. Peccato. È arrivata un'altra domanda. Eh? Allora, il PIL non può essere considerato come indicatore del benessere, in parte un po' sì, eh, però. Ma se sono già presenti delle alternative come l'ESG o il triple bottom line? non vengono utilizzate come metodi di valutazione ufficiale? Perché non vengono quindi inserite? È eh, un po' quello che hai detto. Caso, sì, sì, no, scusa, no. domanda interessante. È un po' come il FIL, no? Il FIL sì. esiste, interessante, ma... Eh, di trova mh, difficile l'applicazione. Ma perché in realtà mh, non è evidente, no, rimettere in discussione il nostro modo di pensare che ha dominato gli ultimi boh, 50-100 anni. Eh, tutti i tentativi che sono stati fatti anche con i più grandi economisti di trovare un indicatore diverso purtroppo ad oggi sono, sono falliti eh, io, io diciamo non ho gettato la spugna spero ancora che arriveremo a un certo punto a misurare in maniera diversa eh, però ecco forse questo è ancora un, un elemento che posso dirvi in Swiss Sustainable Finance abbiamo leggermente modificato un po' quella che è la nostra mission. Eh, noi dicevamo che vogliamo promuovere una finanza in Svizzera più sostenibile. Adesso abbiamo aggiunto la parolina promuovere la transizione verso... Perché purtroppo dobbiamo accettare il fatto che è un percorso che richiede tempo, cioè un cambiamento culturale. Eh, però vorrei anche dire ancora una cosa, magari non collegata più alla domanda di prima. Invito sempre quando sono in queste occasioni tutti i presenti a andare con i genitori o se avete il vostro conto in banca, andare a dire io voglio investire in maniera sostenibile. Cosa che avete? Perché vi posso dire che quando io vado nelle banche mi dicono sempre i clienti non me lo chiedono. I giovani sono più interessati, non mi risulta, nessuno mi ha mai chiesto un fondo di investimento sostenibile. Quindi la vera responsabilità ce l'abbiamo anche tutti noi qui perché alla fine è come consumiamo, come ci rapportiamo col mercato che diamo dei segnali forti. Le, le banche non sono così stupide da non considerare che se tanti investitori vogliono questi prodotti, glieli offrono, ma se invece i segnali che ricevono da tutti noi è che in realtà preferiamo comunque investire come abbiamo sempre fatto, le banche vengono adesso obbligate un po' dalle leggi a farlo però un po' controvoglia perché dicono ah, ma in realtà i miei clienti non, non me lo chiedono, è rarissimo. Io poi dico ma dai ma le nuove generazioni, nuove generazioni uh, non è che sono magari interessate alla finanza, agli investimenti. Quindi vi invito, andate, se ognuno di voi già va con i genitori già facciamo un bel... andiamo alle REFIs, alle banca Stato, tutte queste banche, facciamo un po' di pressione e automaticamente diventa un circolo virtuoso. Può essere una buona conclusione?